Iniziamo questa preparazione alla festa di San Narciso con queste tre serate, tre catechesi rivolte in modo particolare al titolo che abbiamo messo anche nella copertina: Padre, mandami, che non è uno slogan vocazionale, ma sono le parole di San Narciso. Parole che lui stesso ha usato per rispondere ad una chiamata. E queste parole poi noi le dobbiamo incontrare con gli atti dell'Eucaristia. Noi non vedremo le parole della consacrazione, ma noi vedremo innanzitutto gli atti di Gesù. Prima delle parole della consacrazione. E vedete come Gesù prima fa, poi parla. Questo è interessante. E iniziamo proprio dall'Evangelista di quest'anno, cioè dal Vangelo di Marco. Quindi l'istituzione dell'Eucaristia guardava con gli occhi dell'Evangelista. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo. Solo mi fermo qua, in questo versetto, versetto 22. La prima azione che Cristo fa è prese il pane. Ora, qui potremmo dire, ma ci ha fatto quello scherzetto il Vangelo di oggi, ci ha fatto anche lo scherzetto della prima lettura di oggi, perché c'entra molto la prima lettura di oggi. Prima lettura in cui addirittura si parla di lievito vecchio, lievito di malizia, di perversità. Azioni di sincerità e di verità. E tra tutto questo è prese il pane. E è molto importante quando dice poi alla fine: fate questo in memoria di me. Ora, non dice ricordatevi di me, ma vedete quello che faccio, vedete quello che ho fatto nella vostra vita. L'imitazione di Cristo. E questo prese il pane è fondamentale, dice, ma da tutto Gesù, io sto a posto, ma tutto lui, prese il pane, non dà il pane, lo prende. E questo è un aspetto molto importante, soprattutto nei riguardi di Santa Cisio. Santa Cisio non è che dice: vabbè, va, padre, mandami. Non è che prende iniziativa, risponde ad una domanda del sacerdote presente alle catacombe: chi va dai malati, dai carcerati a portare l'Eucaristia? Questo padre mandamento ha una contestualizzazione, ha un contesto, che è il contesto della persecuzione. Palermiano, la persecuzione palermiana. E il contesto non era un contesto semplice, avevamo a fare la passeggiata, oggi per chi fa ministro l'Eucaristia è semplice portare questi malati, ma a quel tempo era più semplice. Chi era accolto alle catacombe, perché San Francisco è accolto alle catacombe, portava la Eucaristia, e tra tutti quelli ha risposto lui: padre, manda me. Una risposta generosa, coraggiosa, perché San Francisco viene tutto umanamente affrontando le sue paure.
Tutti noi abbiamo delle paure, chi più chi meno, e molto spesso il nostro ricavo proviene da paure non affrontate. Perché la paura è il nido del peccato. È lì che provengono molti nostri peccati. Da una paura non affrontata, dal coraggio di fidarsi di un Dio che mi ama e che mi chiama. E San Francesco fa questo e risponde: Padre, mandami. Ma che c'entra questo con prese pane? E chi è questo pane? Se non questo accolito delle catacombe. Il pane sei tu, che stai seduto adesso e mi stai ascoltando. Il pane siamo noi. Quest'offerta non è soltanto un semplice cibo materiale che viene dello stomaco, ma è qualcosa di più grande. È la mia vita. Cosa offro? Il pane. Dio non dà il pane, Dio lo rende il pane. Il pane siamo noi. Il pane ha diverse accezioni che poi vedremo. Anche il termine ebraico ha diverse accezioni. Se voi pensate che il pane, prese il pane, questo pane ha un contesto della massima ebraica. Da lì parla tutto. Ci sono due elementi nella ritualità ebraica della celebrazione della Pasqua. Il pane, anzi, è il vino che prolungo a tutti quanti. I pani anzi, perché anzi, il pane della fretta, pane della fretta. E allora lo dovevano preparare senza troppe, era urgente farlo. Era urgente preparare questo pane, perché? Perché avevano paura che il faraone ci ripensasse. Per paura che il faraone ci ripensasse, questo pane doveva essere fatto in fretta, doveva essere subito fatto in fretta. Ecco perché gli anzimi della fretta, gli anzimi dell'afflizione, perché il momento in cui viveva il popolo di Israele era un momento difficile in cui stavano affrontando la loro schiavitù. Allora il pane non è soltanto il pane della liberazione, è anche il pane della schiavitù del popolo. Il pane rappresenta anche la condizione in cui io vivo. Allora che cosa offro? Che cosa sto offrendo al Signore? Che cosa posso offrire al Signore? Il pane rappresenta qualcosa di importante, di essenziale, una necessità che io ho. Può avere diverse accezioni, tra cui la necessità. Il pane della necessità. Quante necessità abbiamo? Quanti bisogni abbiamo? Che cosa offro al Signore? Le necessità, prese il pane, cosa vuole prendere il Signore? Vuole prendere le mie necessità, vuole prendere quello che mi dà vita, che mi è essenziale. Vuole prendere quel pane che molto spesso è primizia, primizia, quella che non si dava via subito perché si metteva da parte per l'anno prossimo. E invece il Signore quello vuole, il pane della primizia. Non vuole il superfluo, non prende il pezzetto di pane, prende la lagnotta, non prende la mollica, prende tutto il pane. E quando prende il pane, prende tutto, non prende soltanto una parte. Ma il problema
è che io preparo questo pane, io devo confezionare questo pane, lo devo confezionare per poterglielo offrire. Le comunità vengono di comprare, preparano il pane. Ma quella preparazione, in quella preparazione c'è una preparazione diversa. Cosa metto della mia vita? Cosa rappresenta quel pane? Metto soltanto una parte o metto tutto? Cosa lascio prendere al Signore? Lascio prendere qualcosa in particolare o qualcos'altro che io posso e non voglio che si prenda? Perché il pane si è preso. Preparare il pane è la seconda cosa più difficile, lasciarlo prendere. Lasciare che il Signore prenda questo pane. Noi tante volte siamo proprio attaccati a questo pane. Viene da una parte. Lasciare che il Signore prenda questo pane e che lo trasformi. Lo trasformi in pane di vita nuova. Lo trasformi in se stesso. Questo fa il Signore, anche con quel pane che pensiamo essere scaduto, che magari diciamo che si è buttato, buttato via. E tu che giudichi la tua vita come una buffa, come un pane che non ti buffa, ma perché non permetti al Signore di farlo? Perché non permetti al Signore di giudicare lui, la tua vita? Sarà che quel pane forse ha qualcosa da dare? Sarà che forse quel pane sta lì per essere preso? E allora, tante volte, la cosa più difficile è proprio questa, cioè preparare il pane significa anche prepararsi. Cioè, ad esempio, non si può, fare un servizio, fare qualcosa senza neanche iniziare la propria formazione. Non si può venire a messa senza neanche prepararsi anche un po' prima. Cioè io vengo a messa, ma mi sono preparato umanamente, spiritualmente. Oppure non si possono incontrare i fratelli senza anche prepararsi umanamente. Cosa serve tutto questo? Se non a preparare il pane, domenica luci, offriremo. E se non c'è il pane, come fa il Signore? Cosa consacra il Signore? Se non c'è il pane sull'altare, cosa benedice Dio se io non ci sono? Cosa consacra, cosa salva il Signore se io non gli presento la mia vita, non gli offro la mia vita? Cosa salva? Non è possibile, è un po' come quello che è come il Vangelo di oggi. Se la persona va alla vita, non stende la mano, Cristo non può guarire. E la mano di vita è la materia, è il mio sì. Se non c'è la materia, non c'è possibilità, non c'è qualcosa che possa essere salvato, che possa essere guarito, che possa essere toccato. E noi siamo di questo, e così sacramenti. Cioè, ad esempio, no? Io non posso dare la soluzione a chi viene confessionale e mi dice peccato. E i peccati fanno a me, come faccio a dare la soluzione? Oppure non posso sposare chi non dice sì, se non c'è una visione personale, o chi magari diventa sacerdote, se non c'è un sì personale, la cosa è ordinare. Se non c'è la mia volontà, il mio desiderio, è parte da me, è parte da tutto questo, la Santa Cecilia. Se oggi noi saltiamo queste quattro, questa bellissima chiesa, questo bellissimo adoro, grazie a questo ragazzo. È da lui che è partito tutto.
né da me, né dai frati, né da qualcun altro, è da lui che è partito, dal suo sì a Dio, Padre, manda me. Questo è sconvolgente, perché il Padre manda me, ci ha portato oggi a vedere tutto questo. Ci ha portato a vedere tutto questo e ad offrire la nostra vita. Lui ha offerto, si è lasciato prendere. E si è lasciato prendere non soltanto nei momenti difficili, e quelli facili, ma anche nei momenti difficili, soprattutto davanti ai suoi perseguitori. Si è lasciato prendere. Ma ci sono cose che io tengo a me, cose che sono mie, questo è mio, non è tuo. Questa è la mia vita, non è tua. Questa è la mia chiesa, non è tua. Questo è il mio allora, non è tuo. Cosa offro al Signore? Questa è la mia famiglia, non è tua. Allora, quel pane ha bisogno di essere preso e ha bisogno del nostro permesso perché il Signore lo prenda e lo trasformi e lo consacri a sua immagine, secondo la sua volontà. Noi tante volte le cose le tratteniamo noi perché le vogliamo a nostra immagine e somiglianza, quando in realtà dovremmo stendere la mano e offrire questo pane che a Cristo perché lo prenda e lo trasformi secondo la sua volontà, secondo la sua immagine e operi in essi. Perché noi, perché Dio ha bisogno del nostro pane? Non è che Dio ha bisogno del nostro pane. Dio vuole trasformare questo pane e vuole operare in questo pane. Allora, se San Narciso si faceva avanti e aspettava che qualcuno rispondeva e fosse avanti, noi sta chiesa possiamo farci avanti. E se non c'era qualcuno che si va avanti, la prima volta mi aspettavo che qualcuno risponda al posto nostro. E stavo tutti con freno a mirare. Come quando stai qui a messa, non chi va a leggere? Ma devi guardare attorno, non ti rialzo, se si alza qualcuno, stavo tutti con freno a mirare. E pure chi va a cantare, chi canta, e lui, il Padre, manda me, con tutte le persecuzioni, con tutti i disastri, con tutte le cose, Padre, manda me, e ognuno di noi questo Padre manda me, lo potrebbe dire nel contesto in cui vive, Padre, manda me a fare il Papa della Santa Cena, Padre, manda me della mia famiglia che mi hai donato, Padre, manda me nelle relazioni difficili. Padre, manda me del lavoro che mi hai donato. Padre. Ed è questo che fa San Narciso. Perché poi Narciso fa questo, cioè offre la famiglia perché Cristo operi in lui. Ecco perché ha bisogno di prendere il pane. Questo diceva in una tradizione. Voi vedete, no? San Narciso ha la mano aperta e come se nascondesse qualcosa sotto il petto. Ecco, come dire la tradizione, vuole che quando lui venne ucciso nella persecuzione, si diceva che quel pane era come se fosse un tutt'uno con il suo corpo. Una cosa sola con Cristo, una cosa sola con il Signore. E lui, quel pane, era diventato pane di vita nuova.
Però dobbiamo chiedere azione su questo e riflettere su questo in modo particolare questa sera, questo crazy time. Che cosa vuole prendere il Signore di me? Che cosa devo confezionare? Che pane devo confezionare? Il lievito vecchio della discordia, gli alzi di verità, di sincerità. Che cosa devo confezionare perché il Signore operi ancora nella mia vita? Perché operi nella mia vita? Perché la trasformi questa vita? Ed è molto importante lasciarsi prendere, perché questo lasciarsi prendere non è così scontato. Non è così scontato. Noi pensiamo che sia facile. Prese il pane e il pane lì glielo dà, il pane glielo dà, ma non perché lui ha bisogno, ma perché lui lo voglia trasformare, perché lui lo trasformi e cambia questa vita. Allora, stasera vogliamo finire di concludere con questa presenza, vogliamo concludere una preghiera. In fondo, se qualcuno può andare in fondo, la chiesa di tavolino, c'è la preghiera di San Tarcisio. La preghiera di San Tarcisio con la quale vogliamo concludere questo momento e con la quale concluderemo i momenti di domani sera e dopodomani. Ci alziamo in piedi. Recitiamo insieme la preghiera di San Francesco. Martire innocente e coraggioso San Francesco, con il tuo gesto d'amore ci insegni in per testimoniare il tuo Cristo. Io lo amo perché confortasti l'Eucaristia e la ce l'ha per il nome di Cristo. Anche mi piace sentire Cristo la mia porta alla sofferenza, alla fede, alla comunione, intercede per noi finché veniamo le parole di Gesù. Voi siete quelli che avete perseverato con me e Dio prepara a voi. Dove nulla ci potrà separare dalla Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come anche noi dimentichiamo i nostri e non la faccia della nazione, ma in diversi campi. Il Signore sia con voi e benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata. Grazie.